bentornati anche oggi sul mio canale e anche oggi per un vlog dedicato alle 10 canzoni più belle cantate dalle 10 cantanti migliori degli anni 70. 10 anni di canzoni dove le donne sono molte e dove ci sono tanti grandi successi, spesso cantati dalle stesse cantanti, ed è stato difficile chiaramente poi scegliere quello migliore di tutto, fra i migliori il migliore, ma io ho seguito il mio cuore e continuo ancora a ribadire che, nonostante le polemiche che verranno fuori da questa classifica che vi dico oggi, che lo so che accadrà assolutamente, volevo dirvi che la scelta delle canzoni in questa classifica delle 10 cantanti migliori degli anni 70 in 10 canzoni più belle è una scelta assolutamente romantica, molto sentimentale del sottoscritto. Le esclusioni sono state veramente tantissime, troppissime, poi ve le dirò anche le esclusioni, ma io ho scelto le 10 canzoni più belle cantate dalle 10 cantanti migliori degli anni 70 e per migliori intendo quelle cantanti che in quelle canzoni hanno dato assolutamente il massimo e hanno raggiunto l'apoteosi della loro arte. Quindi anche oggi la classifica delle 10 canzoni più belle delle 10 cantanti migliori. Gli anni sono dal 70 al 79. Siete pronti? Anch'io! Andiamo! Ma prima di dirvi le prime 10 voglio fare delle menzioni speciali, canzoni che in questa classifica non ho inserito perché non erano competitive in un certo senso, ma che per me sono state molto importanti negli anni 70 e non potevo assolutamente non citarle. In primis Elisabetta Viviani con La Banda dei 5. Quattro ragazzi in gamba, Julien, Anne e Dick. Un telefilm che non era un cartone animato, era proprio un telefilm per la televisione, uno sceneggiato televisivo per bambini, veramente molto carino. Io sono veramente molto affezionato a questa serie TV e la ricordo con piacere, e di conseguenza ricordo con piacere anche la sigla di questa trasmissione. Altra menzione speciale la voglio per Loretta Goggi. Arriva Loretta Goggi negli anni 70 con tante sigle. Le sigle non mi piacciono mai molto, ma ce n'è una in particolare che ha cantato Loretta Goggi che a mio parere merita una menzione speciale per me, assolutamente. La canzone si intitola Vieni via con me, Taratapunzi, 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 Un'altra menzione speciale va per Rosanna Fratello. La canzone Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Questa canzone in particolare l'ho inserita nelle menzioni speciali perché fa parte della mia infanzia. La mia nonna continuava a cantarla per la casa continuamente, ma lo faceva principalmente per una questione sociale. Lei la cantava perché voleva che anche gli altri la sentissero mentre la cantava, ed era come una sua forma di ribellione, ecco, contro una società che era all'epoca, come purtroppo talvolta accade anche oggi, diciamo che giudicava, ecco. E lei, siccome era una donna molto libera, cioè nel senso una donna che la tenevi proprio molto male sotto regole ferre, era una donna che amava molto la libertà e cantava questa canzone con un tie finale ed era dedicata a tutte le vicine di casa che facevano spettegules. Ma adesso noi parliamo delle 10 canzoni più belle cantate dalle 10 cantanti migliori in queste canzoni degli anni 70. Al numero 10 ho messo Sì di Gigliola Cinquetti. Sì. La canzone di Gigliola Cinquetti l'ho scelta su diverse canzoni belle della Cinquetti degli anni 70, come ad esempio Alle porte del sole, che era bellissima. Sì, l'ho scelta però perché lei è bravissima in questa canzone, è una donna, interpreta il pezzo con tanta consapevolezza,
è molto interpretativa, un'artista matura, ecco, in tutto, e questa canzone lo dimostra in pieno. Arriverà, se non sbaglio, seconda all'Eurovision Song Contest, sarà anche un po' bannata in Italia a causa di un referendum che c'era all'epoca e che appunto pensavano i governanti dell'epoca che mettere in giro la canzone che era sì potesse influenzare il risultato di un referendum. Siamo proprio in Italia. Canzone bellissima, e Gila Cinquetti l'ha cantata benissimo e si meritava di essere in questa classifica, secondo me. Al numero 9 ho messo un pezzo del 1974, a cantarlo è Iva Zaricchi. Allora, lei è come gran parte delle cantanti di questa classifica degli anni 70 ha fatto canzoni bellissime, tipo La riva bianca, la riva nera, che era bellissima, però questa è superiore, scritta da Malgioglio, se non sbaglio vince anche Sanremo, e ho scelto al numero 9 una canzone del 74 che è Ciao cara, come stai? Ladro e poeta, anche in amore. Al numero 8 ho scelto una canzone di un artista che è molto rappresentativa degli anni 70, come lo era anche degli anni 60, perché ha sempre un po' fatto moda in un certo qual modo. La sua carriera si divide in due parti. La prima parte, quella della prima parte degli anni 70, dove ancora risente molto del decennio precedente, con canzoni tipo La spada nel cuore, è veramente sempre quella Patti Pravo lì. Però poi a un certo punto arriva la Patti Pravo, quella ancora più trasgressiva, se proprio ce n'era bisogno, ancora più disinvolta, ancora più moderna, e canta grandi successi. Quello che ho preferito è però Pensiero stupendo, canzone del 78 di Patti Pravo, che ho messo al numero 8. E tu e noi e lei tra noi. Al numero 7 ho messo una canzone del 72. Allora, questa interprete che io ho sempre ammirato molto, più come interprete a dir la verità che come persona, e faccio questa distinzione perché ho un motivo per cui la faccio e poi in un altro momento forse ve lo dirò, è un interprete che negli anni 70 debutta definitivamente, lo fa con grande successo, vincerà tanti festival bar, avrà delle belle canzoni davvero, però nonostante questo io non sono mai stato molto emozionato dal suo modo di interpretare i pezzi negli anni 70, forse l'ho trovata un po' più emozionante negli anni 80 a dir la verità, come anche negli anni 90 sinceramente. Però non potevo non mettere almeno una canzone di quest'artista nella classifica degli anni 70, perché c'è stata una canzone in particolare che comunque mi ha emozionato. La canzone si intitola Piccolo uomo, canzone scritta per lei da Bruno Lauzi, e sto parlando chiaramente di Mia Martini. Due mani fredde nelle tue. Al sesto posto ho messo un artista che proprio nel vlog precedente a questo dedicato alle donne che negli anni 60 avevano cantato le canzoni più belle ed erano state le migliori in quelle canzoni, l'avevo esclusa, no? E c'erano state tante persone che mi hanno detto no, ma perché? E mi hanno messo lì liste di canzoni, vai a sentire questa, vai a sentire questa. D'altra parte è una questione emozionale. Ho trovato la cantante in questione sempre molto brava in tutte le epoche, a dire la verità. C'è stata però una canzone in particolare che ha fatto la differenza negli anni 70, che oltre a Mediterraneo ha fatto la differenza. E sto parlando della canzone che questa cantante canta al Sanremo del 73. La canzone è Da troppo tempo e ho scelto Milva. Insieme a te. Al quinto posto ho messo un artista davvero trattata male dalla musica italiana, un artista poi dimenticata, un artista bistrattata, un artista non considerata, pensate, nonostante
la sua arte, nonostante il fatto che facesse musica in maniera molto personale. È vero, la musica era folk, assolutamente folk, lei era fuori da tutte le righe, assolutamente, però è stata un'artista che ci ha regalato delle grandi emozioni proprio con il suo modo di raccontare le canzoni, perché era una cantastorie in realtà. La canzone che ho scelto al numero 5 è bella, mi vengono i brividi solo a nominarla. La canzone si intitola Sempre ed è la canzone di Gabriella Ferri. Anche tu così presente. Al numero 4, poco prima del podio, ho messo la mia canzone preferita in assoluto degli anni 70. Siamo nel 78, io ho 10 anni, guardo Sanremo e mi emoziono per una canzone. Non ho messo questo pezzo fra le prime tre, nemmeno prima, perché poi col passare degli anni io ho scoperto altre canzoni, però ricordo ancora quella grande emozione che provai quando la ascoltai e se meritava di essere assolutamente poco prima del podio questo pezzo, forse per l'emozione che mi ha dato in quel momento quando avevo 10 anni. La canzone in questione rimane bellissima per sempre. Si intitola Domani, domani di Laura Luca. Al terzo posto metto una canzone che esce prima di diventare famosa, ma molto prima. Poi alla fine lo diventa perché sarà la sigla finale di una trasmissione. Sigla finale, trasmissione che però non era una canzone fatta per una sigla, era uscita tanto tempo prima perché era una canzone a tutti gli effetti, quindi al di fuori del discorso sigla. Fu utilizzata poi come sigla perché fu una decisione appunto della produzione di questa trasmissione famosissima. Anche lei di canzoni negli anni 70 ne aveva di bellissime, una su tutte potrei dirvi L'appuntamento. Però, siccome si parla dell'emozione che provoca in me l'ascolto di nuovo di un pezzo, ho deciso di mettere questa canzone perché io ricordo tante cose legate a questo pezzo. Ricordo addirittura la sedia sulla quale ero seduto per guardare la trasmissione. Ricordo tutta la malinconia che mi faceva, quindi ho tutto un ricordo legato a questo pezzo e non potevo non metterlo in classifica e tantomeno non potevo non metterlo sul podio. La canzone è Ma come ho fatto? Canzone cantata dalla grande Ornella Vanoni, canzone del 1973. Ma come ho fatto? Al numero 2 ho messo una canzone del 1974. Allora, quest'artista che debutta definitivamente negli anni 70 farà grandissimi successi negli anni 70, ma per successi intendo canzoni che poi rimarranno evergreen della musica italiana, che saranno cantate ancora oggi ai karaoke. Insomma, un artista che ha fatto delle cose bellissime in questa epoca, ma che io ho scelto con questa canzone perché a mio parere è assolutamente la più emozionante di tutte, nonostante tutto. Allora vabbè, Montagne Verdi. Montagne Verdi è una canzone molto bella che a furia di cantarla probabilmente ha perso gran parte dello smalto, ma c'è una canzone bellissima di Marcella che ho messo al numero 2 e che ancora oggi mi emoziona. Si intitola Nessuno Mai. Al numero 1 ho messo una canzone del 1975. La canzone è magnifica ed è magnifico tutto quello che canta questa cantante degli anni 70. Ce ne sono un miliardo, potrei citarvi Bugiarda incosciente, potrei citarvi Insieme, potrei citarvi, bah, vabbè, ne aveva tantissime. È stata prima in classifica per quasi tutti gli anni 70, questa artista che chiaramente è Mina. Si merita il primo posto in assoluto con la canzone dove lei è semplicemente eccezionale. La canzone che ho scelto è L'importante è finire. Adesso arriva lui. Lo so, molti di voi diranno: ma come? Chi ha eliminato? Come ti sei permesso?
e continua ancora a dire che è l'emozione quella che comanda su questa classifica, cioè per fare una scelta su questi capolavori, anche di quelli non inseriti all'interno della classifica, alla fine ha vinto il cuore, cioè quanti ricordi mi dà un pezzo, quanta emozione ancora oggi è conservata nelle note di questa canzone, tante, ed è per questo che la classifica è così composta, sono tutte canzoni che hanno almeno un frammento di vita collegato, e capisco che molti di voi l'avrebbero fatta completamente diversa questa classifica, perché le canzoni a disposizione erano enormi, però ogni canzone che compone questa classifica ha fatto parte della mia vita, questo è il senso, e questo vale chiaramente anche per le menzioni speciali. Escluse clamorose sono state Raffaella Carrà con Rumore, Nada l'ho esclusa all'ultimo, aveva Il Re di Denari che è magnifica, ma non ce l'ho fatta inserirla. Ho eliminato anche Serena, grande pezzo di Gilda Giuliani, troppo classico però per i miei gusti, non mi ha emozionato mai tantissimo nonostante sia un'opera d'arte. E poi ho eliminato tutta una serie di artisti che arrivavano alla fine degli anni 70 e che poi sono diventati immensi negli anni 80. Fra questi potrei nominare La Bertè, che avevo scelta con Fiabe, però poi alla fine non è riuscita a entrare nella classifica dei primi 10 perché ce n'erano di molto più emozionanti per me. Questo vale anche per Anna Oxa con Emozione da poco. E vale anche per La Rettore, però La Rettore in particolare non mi ha mai emozionato molto, è un artista che io ho sempre ammirato per essere comunque trasgressiva fino a un certo punto, innovativa, molto moderna, post-atomica, quanto vuoi, ma non è mai arrivata a scongelarmi il cuore, e quindi probabilmente sarà difficile trovarla nelle mie classifiche sinceramente. Ed infine ho eliminato anche Viola Valentino, la canzone è Comprami chiaramente, però l'ho eliminata perché la canzone è carina, ma insomma l'emozione sta da un'altra parte, ecco. Io vi ringrazio anche oggi per aver seguito questo vlog dedicato alle 10 canzoni più belle cantate dalle cantanti migliori in queste canzoni, chiaramente. Quindi il prossimo sarà dedicato alle voci maschili, ce ne sono tantissime negli anni 70, anche in quel caso ci sarà l'imbarazzo della scelta, vediamo un po' quali sono le canzoni che mi emozioneranno di più. Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella. Io vi aspetto alla prossima volta. Ciao Dale!